Pica effettuato per realizzare questo libro e questa mostra fotografica dedicata a uno degli eventi più importanti d'Italia da un punto di vista sportivo e spettacolare, la regata storica delle Repubbliche Marinare. Sì, anche quest'anno abbiamo deciso di organizzare una collettiva fotografica. Devo ringraziare i fotoreporter che mi hanno seguito e che hanno praticamente accettato l'invito. Sì, è un evento sportivo, la regata delle Repubbliche Marinare, sia storico che importante anche dal punto di vista sportivo. Quest'anno c'erano ben 6, anzi c'erano 14 nazionali di canottaggio, di cui 6 sono andati alle Olimpiadi, chiamati pochi giorni fa proprio per le Olimpiadi. E 5 di questi erano dell'equipaggio di Amalfi. Noi presentiamo questa mostra fotografica e questo volume lunedì presso gli arsenali della Repubblica di Amalfi ad Amalfi e niente, sono 135 foto che ho selezionato. Volevo ringraziare pubblicamente sia i fotografi, i fotoreporter che hanno partecipato, che sono Michele Amoruso, Ivan Romano, Andrea Lucibello, Francesco Truono, spero di non averne dimenticato qualcuno, e Dario Salzano, sì, mi suggeriscono Dario Salzano. Un attimo, sono emozionato perché sono abituato a stare anch'io dalla vostra parte. Scatti molto belli, spesso realizzati in movimento, ovviamente nel mare, su altre barche. Sì, io la regata vera e propria ero sulla barca e quest'anno è stato particolare perché allo start è iniziato il diluvio, 8 minuti di pioggia incessante, e anche per gli atleti non è stata una cosa semplice, anche per noi fotografi non è stato semplice, si vede dalle foto la quantità di pioggia che viene giù. Però è stato emozionante perché all'arrivo dai 1500 in poi c'è stato un boato da parte degli spettatori che hanno accompagnato i galeoni, ed è una cosa che io non dimenticherò mai. Fotografo la regata da circa 20 anni, questa è una cosa che non dimenticherò mai perché è stato un boato quando siamo arrivati ai 1500 che poi ha accompagnato gli atleti e anche quelli che erano sulle barche a seguire fino all'arrivo. Poi all'arrivo ovviamente ha vinto Amalfi e è stato un tributo, un trionfo di emozioni, diciamo.